mio nome è Luca Moroni e mi sono laureato nel 92 qui in Cattolica con una tesi di laurea sul controllo di gestione nelle aziende di servizio sulla ristorazione. Attualmente sono il CFO, il Chief Financial Officer di A2A, A2A Spa. È un ricordo molto, molto bello perché erano gli anni entusiasmanti dell'università, un ateneo che ho sempre ritenuto tra i più belli che abbiamo a Milano ma in Italia. La positività di quegli anni e appunto la positività di poter studiare in un posto anche così bello e anche, devo dire, con dei professori di altissimo livello che erano i professori di quegli anni del corso di economia e commercio. Finito l'università, ho iniziato come revisore dei conti in una società di revisione. Dopodiché ho iniziato il mio percorso in società, in aziende. La prima è stata la Nestlé. La scelta dell'Università Cattolica è stata sicuramente una scelta molto indovinata. Il percorso di studi era esattamente in linea con le mie inclinazioni, quello che mi avrebbe fatto piacere fare poi come sviluppo professionale. Effettivamente è stato tutto molto coerente. Io ho fatto economia aziendale, quindi gestione e amministrazione delle imprese era l'indirizzo, e questo è quello che ho fatto e poi sto facendo ancora adesso. Mi sento molto legato all'Università Cattolica, a parte l'emozione anche oggi di essere rientrato in università e di aver ritrovato i luoghi del mio periodo universitario, e ogni volta che ho l'opportunità di poter intervenire e dare il mio contributo oggi anche alle giovani generazioni lo faccio sempre con grande entusiasmo, perché sono molto legato a questa università. Le competenze devono essere inevitabilmente piuttosto ampie, non limitarsi al campo dell'amministrazione, della finanza, del controllo di gestione, ma ad esempio tutto il mondo della digitalizzazione è un mondo molto molto importante che sta diventando sempre più importante per riuscire a gestire un ruolo sempre più complesso come quello di un CFO, ma anche ad esempio tutti i temi legati alla sostenibilità. È di questo periodo una normativa nuova che è stata introdotta a livello comunitario, che è la CSRD, è una direttiva che prevede di fare la reportistica, come per il bilancio finanziario, di tutti i temi legati alla sostenibilità nel bilancio stesso. E quindi bisogna vedere il ruolo del CFO come un ruolo sempre più allargato a competenze che magari fino a qualche decennio fa non erano così necessarie, ma oggi sono diventate indispensabili. La possibilità di vedere diversi settori è un'opportunità importante per crescere professionalmente, perché non credo che oggi si possa pensare a una carriera verticale in un unico settore, in un'unica azienda, e avere l'opportunità di cambiare e di allargare la propria esperienza a diversi settori o anche appunto abbracciando diverse responsabilità accresce sicuramente la professionalità per un ruolo come quello del CFO, e soprattutto pensando al futuro che diventa sempre più complesso e articolato, l'esperienza in diverse aziende, in diversi settori sicuramente è un plus per poter ricoprire questo ruolo nel modo migliore possibile. Parte l'augurio di fare un percorso brillante, non rimanere troppo nella propria zona di comfort, ma di abbracciare anche cose distanti dalla propria inclinazione, anche per sperimentare e poter mettersi in gioco.